L'ex presidente del Consiglio Enrico Letta è intervenuto oggi pomeriggio alla sede della cooperativa Geocart nell'ambito della campagna elettorale per le regionali, a sostegno del Partito Democratico e del candidato a presidente Michele De Pascale. I quattro candidati alla carica di consigliere per la lista del PD sono Lodovico Albasi, Michela Cucchetti, Luca Quintavalla e Virginia Zilli. Secondo Letta, il risultato elettorale in regione, nonostante i favori dei sondaggi, non è affatto già scritto. Letta si è poi soffermato su uno dei temi cruciali della campagna elettorale, la sanità. I giochi non sono per niente fatti, bisogna correre fino all'ultimo e credo che sia fondamentale per l'Emilia-Romagna avere innanzitutto una grande partecipazione al voto. Io quello che temo di più oggi è soprattutto come dire, un addormentarsi rispetto a un appuntamento elettorale che invece è fondamentale per il futuro. La regione del futuro sarà una regione che ha grandissime responsabilità e quindi la vittoria di Michele per me è un punto fondamentale in termini sia di continuità con le cose buone che sono state fatte, sia anche di protagonismo ancora dell'Emilia-Romagna a livello nazionale. Quindi non bisogna fermarsi tutt'altro e il timore grosso è semmai che la data anche nella quale si svolgono le elezioni, così strana, finisca per portare pochi elettori al voto, sarebbe una cosa molto negativa. Sicuramente se guardiamo come funziona e cosa succede nel resto d'Italia, l'Emilia-Romagna è una punta avanzata, avanzatissima. Il tema si incrocia con la legge di stabilità, dove c'è bisogno di un investimento sulla sanità che sia maggiore rispetto a quanto invece sta avvenendo e quindi è fondamentale aiutare le regioni, aiutare la regione Emilia-Romagna a fare meglio, ma la regione Emilia-Romagna in questo è veramente una punta avanzata e va sostenuta e ci vuole continuità su questo tema.